Perché so che della Juve non ti piace parlare del momento, no, però ti volevo chiedere quanto sarebbe bello riavere Del Piero. Guarda, io l'ho detto in tempi non sospetti, l'ho detto all'inizio della crisi della Juventus di quest'anno, che c'era bisogno di juventinità vera e che quindi la scelta di Del Piero sarebbe stata una scelta opportuna, quindi figura se non lo penso ora. Non è che non mi piace parlare del momento, è che io credo che nel nostro mestiere uno debba parlare se ha le carte su queste cose. Cioè, bisogna parlare sulle carte, perché poi se no so chiacchiere, capito? Cioè, non sappiamo bene la situazione, non sappiamo effettivamente come verranno contestate le cose. Quello che si è capito è che c'è stata, secondo me, una dicotomia aziendale su che tipo di difesa bisognasse instradare. Mi sembra evidente che Elkan sia più, diciamo, per aprire una discussione su quanto evidentemente è successo, mentre dall'altra parte io credo che Andrea fosse assolutamente convinto che non avrebbe perso in giudizio e quindi voleva andare avanti. Credo che questa sia un po' poi da dove è nata la dicotomia, per quello che siamo riusciti a capire in questo momento. Certo che non sappiamo bene, vediamo, io non ho le intercettazioni, che sono più di 1000 pagine, vedo che escono, quindi insomma anche i giornali le fanno uscire un po' alla volta, non solo perché diciamo c'è un distillato, perché così ce l'hai tutti i giorni, ma anche perché le devi scegliere tra tantissime, c'è un lavoro di lettura e di analisi molto, molto lungo. E quindi poi vedremo anche che rilevanza giuridica queste intercettazioni avranno, perché come sappiamo giuridicamente è un nodo abbastanza difficile da sciogliere quello delle plusvalenze, cioè nel senso che anche con le case in teoria si potrebbero fare le plusvalenze, no? Però se uno dà un valore a una casa tra uno scambio da privati, come fai a dire che non sia quello il valore corretto? E qui un po' il nodo. Poi non so se invece dalle intercettazioni usciranno altre cose, soprattutto se le carte hanno altro riguardo per esempio la vicenda degli stipendi. Però sono cose molto complesse da analizzare e che secondo me vanno analizzate se hai le carte. Chiaro. Se non hai le carte è molto difficile esprimere un giudizio.